Ragazze, allora avete visto? È stata una delle emozioni più belle della mia vita. Vi ho voluto mettere questo spezzone iniziale perché davvero non riuscivo a descrivere a parole quello che ho provato. Non avevo visto mai la neve sotto casa, non l'avevo vista mai fioccare rimanendo dentro casa, vicino alla stufetta, guardarla insieme alla mia famiglia, cioè proprio quella sensazione della neve che fiocca, che ci ricopre di candore, ecco, una cosa bellissima davvero. È davvero un evento eccezionale che nevichi sul mare così a bassa quota, cioè non è successo mai. Il mare e la neve erano uniti praticamente, c'era proprio giusto un piccolo pezzettino di sabbia e poi il mare si univa con la neve, un qualcosa veramente di suggestivo, di quasi di miracoloso. Io ho messo tante foto su Instagram, penso di avervi veramente bombardato quel giorno, ma mi sono svegliata la mattina, mi sono affacciata alla finestra come faccio sempre, perché la prima cosa che faccio è affacciarmi alla finestra. Quando ho visto quel panorama, quello scenario, sono rimasta senza fiato, veramente, sono rimasta senza fiato, sono tornata indietro per accertarmi che non fosse un sogno, e non lo era. L'abbiamo avuta per un giorno e mezzo, quindi per noi è veramente un evento eccezionale, una cosa veramente bellissima, bellissima, bellissima. Ho voluto condividere con voi questa emozione. Mi scuso per le luci perché oggi c'è un tempo veramente cupo, siamo tornati alla normalità, la neve non c'è più, però c'è molto freddo e io devo stare qui purtroppo vicino alla stufa perché fa freddissimo e le luci non sono il massimo, anche se le ho accese, ho acceso tutte le luci del mondo, però è talmente buio, è talmente cupo oggi che il risultato è questo. Io spero che mi possiate perdonare. Dovevo fare però questo video perché mi premeva mostrarvi delle cose e parlarvi appunto di questi saldi 2017. Più che Babbo Natale e la Befana aspettavo i saldi, ragazze, mi sono messa proprio tipo a voltoio ad aspettare questi saldi che avrebbero dovuto iniziare il 5 gennaio perché avevo visto alcune cosette che volevo comprare e quindi ho detto vabbè, le acquisto con i saldi. Saldi veramente deludenti e fasulli in realtà, perché in molti negozi, molti di quelli che io avevo puntato, i saldi sono stati fatti ancora del 20% o 30%, per cui siccome io mi ero proprio posto come obiettivo il fatto di acquistare al 50% o anche al 70% laddove questo fosse possibile, mi sono detta non acquisto al 20 al 30%, non voglio sottostare a questi saldi fasulli, e quindi ho acquistato solo le cose che ho trovato al 50% e ve le voglio mostrare. È verissimo il principio secondo cui dei saldi mi piace solo la nuova collezione, perché ragazze, in qualsiasi negozio in cui sono entrata le cose che puntavo erano tutte della nuova collezione, c'erano delle cose veramente carinissime. Sono andata persino a Reggio con una mia amica, poi sono stata qui in zona vicino nei negozietti appunto del mio paese e alla fine sono riuscita a trovare solo queste cose e non credo che ne troverò altre. Per farvi un esempio, io avevo puntato i pantaloni in ecopelle, dei pantaloni in ecopelle, dei leggings in ecopelle da Golden Point, ma tra tutte le cose in saldo quelli non erano in saldo. Avevano messo invece in saldo un modellino tipo pagliaccetto, cioè ecopelle però tipo pagliaccetto largo, deforme. Mi sono detta anche no. Comunque mi sto perdendo in chiacchiere e le cose che voglio mostrare sono tante, pesco così a caso perché ce ne ho due buste in realtà. Allora partiamo proprio con Golden Point, dato che di questa vi stavo parlando. Alla fine mi sono decisa a prendere un reggiseno perché comunque non sono mai troppi, ragazze, e l'ho pagato soltanto 6,49 euro, quindi ho detto perché no, why not. In realtà non mi piace il colore perché il blu è il colore che io odio in assoluto, però ve lo voglio mostrare proprio per dirvi che ci sono tanti modellini per voi che siete un pochino più minute forse nella parte superiore. Io devo comprare una taglia abbastanza ampia come vedete, però forse per voi che potete spaziare un pochino di più ce n'erano tanti di modellini e che costavano tutti intorno a questa cifra, tanti e veramente carini e di tanti colori. Io ho dovuto scegliere questo perché era l'unico per il quale sono riuscita a fare l'abbinamento coppe e circonferenza, perché devo prendere la circonferenza stretta, le coppe ce la faccio? Le coppe più ampie, e quindi questo era l'unico che mi ha consentito questa cosa, questa possibilità, anche se il blu, ripeto, non è il mio colore preferito, però vabbè,
Poi ragazze, vi volevo mostrare, inserisco qui in questo video questa canotta qui che mi è stata invece inviata da una pagina di Instagram di cui vi metto il link nell'info box, poi ve la farò vedere indossata perché intendo farvi un video quando riprenderò l'allenamento in palestra. Vi voglio farvi un video per farvi vedere che tipo di allenamento faccio, dato che in tante mi chiedete anche questo, ed è una magliettina veramente carina, mi piace un sacco, quindi sono stata contentissima di poterla avere. Ed c'è il logo di questa pagina e di questa palestra, quindi c'è questo stemma e c'è un lupo che tiene su un bilanciere con la bocca, quindi ragazze, veramente carinissimo il modello, lo cercavo da tanto tempo perché mi piace tanto che sia ampiamente smanicata per metterla proprio sopra i top che utilizzo io di solito, quindi super super top ragazze, andate a fare un giro su questa pagina perché a parte le canotte ci sono anche altri gadget, e poi ci sono ragazzi veramente in gamba che fanno vedere anche degli allenamenti, delle ricette, insomma molto carina la pagina e molto carina anche la canotta, quindi grazie 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 a voi ragazzi, e la vedrete presto indossata. Poi ragazze, vi faccio vedere subito il make up perché è poco. C'è Tommy che tra tutti i punti di casa che ha a sua disposizione deve passare proprio qui dove io ho sistemato le luci e buttarle tutte giù un attimo, mette pure lui. Bene, passiamo, vi dicevo, al make up perché ci sono poche cose, però ve le voglio mostrare, magari se riesco anche ad elaborare una frase di senso compiuto siamo tutti più contenti. Comunque vi mostro questo qui che ho acquistato durante la notte bianca alle profumerie Sensation, ed è il Miracle Skin Cream Occhi, che c'era praticamente il 15% su tutti i prodotti quella notte, quindi ho approfittato per acquistare questo qui, che comunque già costa poco. Questo mi è stato consigliato da una mia amica, è da tanto tempo che mi dice di provarlo, quindi l'ho voluto provare. È un contorno occhi che dovrebbe illuminare la zona, dare un effetto appunto levigante del contorno occhi, e contemporaneamente allungare, curare e liftare la zona. Speriamo, vedremo. Da Kiko ragazzi, da Kiko ho preso solo una cosa, invece sempre quel giorno in cui sono andata a Reggio non ho comprato niente, però ho acquistato soltanto questo ragazze perché mi serviva, ed è un ombretto di Kiko che io avevo già, che ho finito, ebbene sì, e che mi piace veramente tantissimo, è il numero 200 dei Waterless, è il numero 200 dei Waterless Shadow, questo qui, che è un colore champagne, beige champagnino, ecco, molto molto bello ragazzi. Questo può essere utilizzato sia bagnato che asciutto, guardate che cos'è, può essere utilizzato anche come illuminante, davvero strepitoso, e l'avevo finito e quindi ho approfittato per riprenderlo, però i veri affari li ho fatti da Wycon, anche perché io preferisco Wycon rispetto a Kiko, quindi ho preso delle cosine che puntavo da molto tempo appunto, e siccome c'era proprio il 50% su molti prodotti, anzi vi consiglio di andare perché ci sono molte cose scontatissime. La prima cosa che ho preso da Wycon è questo smalto qui, questo è uno smalto bellissimo che avevo visto tante volte, però non l'avevo preso perché mi sembrava di dover spendere troppi soldi. L'ho trovata a 2 euro, mi pare 2,50 euro, e l'ho preso subito, ed è il numero 01 dell'edizione limitata Princess Warrior, un color beige un pochino con un po' di glitterina all'interno, veramente impercettibili, ma super super bello. Quando poi lo indossate è veramente bellissimo, molto elegante, molto delicato, un nude stupendo che volevo da tanto tempo perché avevo finito quello di Kiko. E poi ho preso questo che è un colore stupendo, secondo me è un grigio antracite con una punta di blu al suo interno, che vi consiglio tantissimo, è il numero 244, anche questo della gamma permanente, anche questo pagato pochissimo, 2 euro, 2,90 euro, 244 ragazze, è veramente bellissimo, stupendo. E poi ho preso questa palette che è la Ready to Play Contour Palette, sempre di un'edizione limitata, una delle ultime, forse la Snow Queen, non vorrei dire baggianate, però veramente la puntavo da tanto tempo, l'ho comprata scontata, l'ho trovata scontata e l'ho presa, non potevo assolutamente non prenderla, ve la faccio vedere perché c'è appunto tutto il necessario per fare un ottimo contouring, tra cui questa qui che è la polvere gialla, adattissima per andare a minimizzare le occhiaie, quindi a tamponare il correttore sotto l'occhio, super super
top, io lo cercavo da tempo, la proveremo insieme questa palettina perché dobbiamo vedere se ne vale la pena. Alla scadenza, quindi il PAO è di 24 mesi, il che mi ha anche allettato un poco. Questa qui l'ho pagata, ve lo dico subito, 19,90, sì, 19,90, ero col 50%, quindi fate voi i conti. Ho visto le nuove long lasting, le nuove tinte di Kiko, che erano veramente bellissime per quanto riguarda il packaging, la novità e tutto, però c'erano dei colori per me improbabili, tutti molto caramellosi, secondo me non mi sarebbero stati bene, non li avrei utilizzati, quindi ho optato per una tinta labbra di Wycon, che comunque sono delle tinte validissime, e ho preso questa qui, la numero 03, che si chiama Pink Elf, e che vi consiglio tantissimo perché per tutti i giorni secondo me è veramente bella. È un rosa, un color rosa che vira un po' al malva, ve lo faccio vedere, secondo me è ottimo per tutti i giorni, proprio un colore passepartout che vi straconsiglio, appunto la numero 3. Quindi questo per quanto riguarda Wycon. E poi per finire ho preso un set di unghie finte e di colla per unghie finte per cercare di fare un po' una ricostruzione homemade che una volta facevo ma adesso non faccio più, voglio vedere se riesco ancora a farla. Ecco qui, pagata pochissimo tra l'altro, le unghie 2€ e la colla 3,50€ di questa linea qui, Melissa Nails, che è una linea professionale e con cui mi trovo veramente bene. Poi, da prima donna ragazze, ho preso delle scarpe, anche queste le avevo viste a prezzo pieno, mi erano piaciute e ho aspettato gli sconti, e sono queste qua, che sono praticamente dei tronchetti che ripropongono un pochino il modellino che va tantissimo adesso, però io ho provato a trovare un modellino un pochino più... sempre verde, ecco, nel senso che non mi sono andata a concentrare su dei colori particolari, su delle stampe particolari, ho voluto prendere invece una scarpa che posso utilizzare adesso, magari anche l'anno prossimo, ed è un pochino più alta davanti, qui sulla caviglia, vedete, e poi ha questa fibbia qui, intrecciata, quindi che fa due giri, con questa fibbia qui, molto molto belle, secondo me è bello anche il colore, che è un pochino più chiaro, in realtà in videocamera sembra più scuro, e... c'è una cerniera laterale, molto belle, sono in ecopelle ragazze, il tacco sale di 5 cm che è più che sufficiente per me, e queste qui le ho pagate 39€, quindi anche queste ho aspettato gli sconti perché a prezzo pieno sinceramente non le volevo prendere. Poi, sempre da prima donna, altra cosa che avevo puntato da tempo era questo, e l'ho voluto assolutamente prendere perché gridava, assolutamente gridava il mio nome, ed è questa, il gilettino di Eco Pelliccio, ed è rosa intervallato con un po' di nero, vedete, molto molto bello. Questo qua l'ho pagato 29€, ed ho preso la XL proprio perché la voglio mettere anche sui giubbini, poi in primavera lo voglio mettere sul giubbotto in pelle, sul giubbotto in jeans, insomma secondo me è un capo che poi utilizzerò anche più in là, e quindi assolutamente l'ho voluto prendere da prima donna tutto. Poi ragazze, da ultimo acquisto ragazze, ve l'ho detto che ho preso poche cose, questo qui da Gate 21, che è uno dei miei negozi preferiti, nel quale se entro qualcosa compro sempre, perché ci sono delle cose carinissime, adatte alla mia età, che si confanno benissimo allo stile che ho adesso, molto carine, se dicono che ci sono gli sconti trovate all'interno di questo negozio, quindi veramente mi piace tantissimo. Poi c'è una ragazza molto, molto carina che lavora dentro, e ho preso ragazze, scontato il 50%, un parka che avevo accorchiato da tempo, che è questo qui. Ah, che bello ragazzi, questo mi piace un sacco, ed è questo parka qui, vedete, color verde militare, eccolo qui, con il cappuccio e questa pellicciotta qui rossa, rossa fucsia, sempre intervallata con un po' di nero, all'interno c'ha all'interno ha poi questa specie di pile che però potete togliere se vi dà fastidio, quindi alleggerirlo, però io lo tengo perché in questo periodo fa freddo, poi magari lo toglierò più in là. Ho preso anche in questo caso una misura più grande perché voglio che comunque
mesti anche sui maglioni, ed è un modello veramente carinissimo che si stringe in vita, non state vedendo niente, adesso li indosso le cose e vi faccio una piccola clip finale in cui le vedrete indossate perché altrimenti davvero non ci capita niente. Comunque ragazzi, è super bello e ve l'ho detto, l'ho pagato la metà. Quindi ragazzi, questo è quanto, io vi lascio alla clip, quindi al pezzettino finale di video in cui vedrete le cose indossate, e spero che questo video vi sia stato utile. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi perché presto vedrete tutte queste cose indossate, tante novità, tanti video che ho in testa e che devo fare assolutamente, troverò il tempo assolutamente per fare dei video e per stare in vostra compagnia, quindi iscrivetevi per non perderli. E se non avete attivato la campanella che vedete in alto da questa parte qua, mi pare che la vedete appunto, cliccate sulla campanella per non perdervi tutte le notifiche relative al mio canale. Vi invito anche su tutti i miei social che trovate tutti qua giù, e non mi resta che darvi un grande bacio e rimandarvi al prossimo video. Ciao.